Ciao amici di Cute and Chic, questa sera un nuovo unboxing perché ho bisogno di fare assolutamente questo unboxing, questo spacchettamento di cui aspettavo tanto l'arrivo perché io sono abbonata ad una box, oltre a tutte quelle là che non so se le vedete qua che devo ancora aprire e piano piano le aprirò tutte, però devo fare assolutamente, scusate la luce, lo so, sto facendo in velocità perché voglio assolutamente usare le cose che sono dentro questa box che mi è arrivata, che è la Goddess Provision. Questo è il link, l'hashtag se volete guardare su Instagram, oppure questo è il sito nel caso voleste iscrivervi. Questa è una box che è molto piccolina, ma in realtà è molto preziosa e contiene delle cose che sono stupende. Mi sono avvicinata a queste cose un po' naturali. Anche se io sono particolarmente scettica, però ho visto che usare le erbe tipo per le erbe e magari per tisane o cose del genere o elisir oppure diciamo infusi mi è più utile per curare la mia insonnia rispetto alle medicine e mi sento anche molto meglio. Quindi, anche se io sono sempre stata molto tecnologica, molto merendina dipendente, molto junk food fan, effettivamente a questo punto, a 40 anni, ho pensato che forse basta schifezza, cioè basta schifezza è impossibile perché vivo di cioccolata, però usando queste cose un po' più naturali e mi sento meglio. Non ho mai creduto, per esempio, all'aromaterapia, invece l'aromaterapia mi fa tranquillizzare, mi fa star bene, specie se uso certi profumi, ma penso che queste siano cose che le persone che usano aromaterapia o erbe o fitoterapia lo sappiano da una vita, da sempre, quindi non sto dicendo nulla di nuovo. In ogni caso, apro questa Goddess Provision perché vado a far vedere. E si presenta così. Ta-da! Con una bella cartolina che ho già fatto cadere. Ecco la cartolina. Questa è del mese di aprile di aprile 2017, quindi per me è un ottimo regalo di Pasqua perché io adoro veramente le cose che di solito sono qui dentro. Allora, cominciamo a pescare dall'inizio, anzi io andrei proprio in ordine come me lo dicono loro. Quindi cerco. Allora, come prima cosa abbiamo. Ma, ok. Dunque, la prima cosa che trovate è questo, che non so se lo vedete bene, comunque faccio vedere anche da qua. Non si vede niente, dai, metti a fuoco. Comunque, si chiama The Calm Mineral Daughter, la marca The Calm Mineral Daughter, ed è un Live by the Sun Surrounding Mist. Allora, andiamo a leggere che cos'è. È uno spray energizzante, è un blend di rosa, di acqua di rose con oli essenziali e si può per ridurre lo stress e anche come idratare la pelle, ecco, non mi veniva. E praticamente si può spostare o nell'ambiente intorno a voi, tipo così, oppure proprio su di voi. Ha un odore molto buono, molto buono. È un'acqua rilassante e con oli essenziali e questo è veramente molto carino. Questo ha un valore di 18 dollari. Mi chiamano, ma adesso sto girando il video. Sto girando il video. Sì, vieni anche tu! Però chiudi la porta! Brava. Come seconda cosa abbiamo questo qua. Guarda, sto aprendo la Goddess Provision. Vieni anche te su. Eccoci! Guarda, ciao, faccia ciao a tutti, Lorelai. Ciao! Ecco. E come seconda cosa abbiamo questo che è della Miss Violet Lace, che è un profumo, anche questo è un profumo energizzante, però questo come vedo è in roll. Posso gonfiare le bollicine? Sì, ma dopo perché adesso stiamo facendo il video. Ed è un profumo energizzante
così il roll, non so se si vede, ma dentro ci sono delle piantine, dei fiorellini e Adesso della Miss passo. Viale. Sì, adesso puoi, ma vai pure là a giocare con quelli. Ed è questo, Posso giocare qui? ai fiori, ecco, i fiori di gelsomino, limone e pompelmo e arancio dolce e limone. E praticamente va messo prima dell'allenamento o prima di andare al lavoro anche nei punti energetici come sul Anche di collo. andare È un energizzante, quindi per andare a dormire è meglio uno calmante, io dico, o no? E sono di nuovo qui perché ho dovuto interrompere il video. Comunque eravamo rimasti al profumo energizzante al gelsomino con i fiori di gelsomino all'interno. Comunque andiamo avanti. La terza cosa che troviamo nella scatola è questa, che è una piramide orgon, una piramide orgon di ametiste. Questa piramide all'interno è tutta piena di ametiste ed ha una spirale qui che rappresenta il sole. E praticamente bisognerebbe tenerla vicino al letto. Quando si dorme e praticamente neutralizza tutte le onde negative che mandano i device elettronici e trasforma le energie negative in energie positive. Questo è quello che dice la spiegazione. Bella, è bella metterla sul comodino, male non farà e quindi la provo. La prova, dai, è carina, insomma, è un bel pezzo, sono sicura che c'è gente a cui piacerebbero. Poi le pietre dentro sono molto belle. Insomma, comunque c'era la piramide di Orcone. Dopodiché c'è, oh, Emmy Organic, allora, della Emmys, ora, abbiamo dei macaron, è questo, giusto? Coconut cookies, sponge, ginger macarons. Organic lemon ginger macarons, qui mi dice. Ecco, giusto. Sono lemon ginger, allora sono dei biscotti al cocco, lemon ginger, e loro li chiamano macaron. E praticamente sarà pasta di mandorle, invece che pasta di mandorle, pasta di farina di cocco e sono superfood. Sono al limone, come si è detto, limone e zenzero, sono delicatamente speziate e con la farina di cocco dicono che fanno una combinazione veramente speciale. Ovviamente sono vegani, sono super cibi. Io sapete cosa vi dico? Mo me lo magno e ve lo faccio sapere. Mi fa le farmaci per non romperle, mille pezzi. Allora, ce ne sono soltanto tre, troppo pochi. Speriamo che siano buoni. Buonissimi. Ma sono stracarichi, penso che uno di questi abbia 8.000 calorie, perché proprio tutto. Wow! Cioè, questo prima di una sensazione d'amorosa, questo ti tira proprio su. Questo mio marito li adorerebbe, sono buonissimi. Buonissimi. 10, 10. Sono troppo pochi. Sono troppo pochi, sono troppo pochi, troppo buoni contemporaneamente. Andiamo avanti. Allora, poi c'è. Andalou Naturals Cognac Sponge, che secondo me sarà Cognac Cool Sponge. Sono due. Queste sono belle. Praticamente puliscono gentilmente e illuminano la tua faccia con queste spugne. Proprio disegnate apposta per lasciare la pelle morbida. Allora, qui praticamente dice, infatti sono, loro dicono konjac, ma sarebbe in giapponese, perché è una roba giapponese, konnyaku, è una specie di
gelatina gommosa. Dice first popular in Japan. Praticamente è proprio una delle cose più vendute in Giappone. È una spugna per il viso e sfoglia gentilmente, fa diventare la pelle super morbida ed è perfetto per ogni tipo di pelle. Traduco al volo, quindi rimuove lo sporco, le cellule morte, e pulisce e raffina i pori, fa tutto praticamente. E la pelle si sente bene, dopo si sente una pelle morbida, delicata e più salutare e naturalmente brillante. Come si usa? Questo è importante. Bisogna metterla nell'acqua calda per 3-5 minuti, strizzarla gentilmente e poi massaggiare, 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 massaggiare la faccia. Si può usare sia senza niente che col sapone. Dopo l'uso bisogna pulirla, mandar via tutta l'acqua che c'è e pulirla e togliere il sapone benissimo. E poi bisogna metterla dopo, perché tutti in un posto fresco, ben ventilato e completamente asciutto. Quindi praticamente un posto fresco, ben ventilato e completamente asciutto in Romagna, dove l'umidità è al 2000%, vabbè. Wow! Con le dovute cure, una di queste spugne può durare fino a 3 mesi. Da 1 a 3 mesi. Scusate, sono ritornata. Mi interrompono sempre stasera. Questo video è un po' sfortunato. Paranormal video, sfortunata unboxing, ma che cazzo dico, andiamo avanti, vai. E siamo arrivati a queste fantastiche spugne che possono durare da 1 a 3 mesi, vai, vai. Grazie, lo userò subito stasera. E poi abbiamo questo. Ve lo faccio vedere da vicino se si vede bene. Si vede bene? Si vede bene? Non si vede bene. Comunque c'è scritto Vitaminal Green. Vitamineral Green. Ed è una polvere fatta proprio di super cibi, tutti i super cibi possibili, vitaminizzanti sono stati messi qui dentro questa polvere e loro suggeriscono di prenderla tutti i giorni, un cucchiaino dentro al proprio tè, al proprio succo, alla propria zuppa, per avere tutti i possibili nutrimenti che provengono dalla natura. Quindi adesso è scritto talmente piccolo che non riesco a leggere. Comunque basilico, cicoria, osta, zenzero, radice di zenzero, che cavolo c'è scritto, barley, malto, orzo. Un sacco di roba, solo che è scritto talmente piccino che io non riesco a leggere, scusate, mi dispiace. E comunque è tutto totalmente senza glutine, naturale, e io ti dico cosa ti dico, male non mi farà, quindi lo prenderò. E per ultima cosa, cioè, perché questa box era dedicata un po' al sole, alla piramide di Orgon, che è la piramide solare, all'energia vitale del profumo, al sun mist energizzante, rilassante, eccetera. C'è anche questa, che di solito la mettono sempre una pietra in queste scatole, che è una pietra solare. Che è questa? C'è scritto: il cristallo porta le qualità della luce. Adesso a me le pietre di realtà non è che mi piacciono tantissimo. In questa scatola ce ne mettono di veramente belle. L'ultima volta c'era una pietra veramente stupenda che era del jasper, quindi in italiano non mi viene in mente, diaspro, diaspro,
italiana, la diaspora, un sasso così veramente splendido che solo a guardarlo dici vabbè, mi piace, lo tengo lì. Questo per me è un sassolino, veramente a me non piacciono queste cose qua, però comunque questo porta a una sensazione di abbondanza e gioia nella propria vita e consigliano di meditare tenendolo in mano. Io non medito, vi dico la verità, dovrei ma non medito. Non medito perché non ho tempo, perché non mi piace, perché non riesco a concentrarmi, perché sono una persona troppo tesa e non riesco a meditare. Comunque, il sasso lo metto nella mia piccola teca a forma di bara che ho trovato in una spooky box e gli metto tutti i miei sassolini lì che trovo e a qualcosa servirà. Mi porterà una sensazione di abbondanza e gioia nella mia vita. Meglio così, quindi ragazzi, io devo dire che questa box mi piace tantissimo. Innanzitutto mi piacciono questi perché sono veramente stupendi. L'ho già fatto sentire mio marito mentre ho fatto il taglio perché e ha detto che questo era veramente troppo buono per essere vero. E poi abbiamo tutte queste cose molto, molto belle. Questo è la mist, la uso un sacco, mi piace il profumo. Lo uso un sacco, mi piace, anche Lorelai piace un sacco questo tipo di profumi, la bimba se li mette continuamente e lei veramente è proprio... Vedi, sta bambina che fa? Scusate, mi sto rilassando, cioè 2 anni e mezzo. E bello è che io gli dico, sì, servono per rilassarsi, ma non è che glielo faccio vedere. Lei proprio, se non se ne mette, mi sto rilassando, aspetta, devo andare a prendere così, da sola, mi devo rilassare. Il superfood, perché no? Io bevo talmente tanto tè, tante cose che glielo metto dentro, mi va benissimo. La piramide di Orgone, devo dire che è bellina da tenere vicino al letto e per chi soffre di incubi come me può essere utile. Questa è la Goddess Provision che è finita, mi è piaciuta un sacco di aprile, mi piace, adoro queste cose. E le trovo confortanti e rilassanti. Quindi questa è la fine del mio video. Scusate se ci sono stati tanti tagli e tanti casini, però grazie per essere stati con me anche stasera. Vi voglio bene a tutti perché la mia vita da oggi in poi sarà super positiva. Io andrò in positività e quindi vorrò bene sempre a tutti perché voglio arrivare al mio compleanno, al mio 40° compleanno, molto rilassata. Mancano tanti mesi ancora, perché mancano, siamo in aprile, quindi maggio, giugno, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Mancano ancora 8 mesi, in questi 8 mesi io mi impegnerò per essere la persona più rilassata del mondo. Speriamo. Ciao a tutti.